Signori, benvenuti. Io sono Sly e questo è il primo episodio di Cyberpunk 2077. Lo stiamo giocando, ovviamente da PC. L'unico problema è che io non sto riuscendo a modificare le impostazioni e metterlo in modo che, diciamo, alcune cose vengano censurate. Non so come cazzo si fa, perché in questo gioco diciamo che ci sono troppi peni e capezzoli in giro, ma non so come levarle, raga, quindi pazienza. Se qualcuno di voi lo sa, comunque, se può commentarlo cortesemente. Io vi invito a lasciare un like, se volete lasciarlo, direi di non rompervi più i coglioni, perché... E quindi niente, partiamo, nuova partita, facile, normale, difficile o molto difficile. Raga, io lo farei a normale, perché non lo so, mi dà un gioco che è meglio farlo normale a sto giro. Sapete che lo faccio, di solito li faccio sempre difficili, ma a sto giro non rompetemi le pelle. Perfetto, qua possiamo scegliere praticamente il nostro background del nostro personaggio. Quindi possiamo scegliere se il nostro personaggio è un nomade, appartiene quindi alla famiglia di nomadi, che in teoria sono gente. Tipo questo qui mi attrae molto perché praticamente, vedi, la vita da nomade non è stata facile, ma crescere in un clan ha i suoi benefici: onestà, integrità morale e amore per la libertà, qualità che in pochi possiedono a Night City, che nessuna cifra può comprare. Questa è tipo una cosa figa. Oppure c'è vita da strada, dicono se vuoi colpire, cioè che se vuoi capire la strada devi viverci, cazzi e mazzi. Oppure la corporativa, che secondo me è tipo tutti i segreti di questa cosa. Però, insomma, io andrei a nomade. Nomade. E qua selezioniamo il nostro personaggio. Adesso io qua vi taglio tutto perché ci impiegherò probabilmente dai 3 ai 5 anni. Quindi ci vediamo quando avrò finalmente la mia famiglia. Allora, raga, come pettinatura mi attira molto questo. Non so perché, ma mi sa tipo di, sai, nomade di strada, no? Ma allo stesso tempo di una banda. Occhi abbastanza incazzati. Colore occhi, raga, alla fine opto per questo qui. Guarda, cioè, raga, guarda già come prende forma, attenzione. Vedete che a me piacciono i giochi dove hai bene o male il barbone classico. Perfetto, come interfaccia metto la prima, la classica. Cicatrice viso, ci sta questa cicatrice che ho sul volto, così lo rende molto un veterano tattico. Però magari c'è qualche cicatrice. Tutti questi gioielli d'oro. Va bene, vi dico soltanto che abbiamo messo un pene grande. Non si sa mai se in questo gioco si può trovare. Quantomeno soddisfiamo la persona che abbiamo davanti. Arrivato a sto punto ci fa scegliere. Ma bellissima sta cosa. Abbiamo freddezza, capacità tecnica, riflessi, intelligenza e fisico. Io vi metterei 5 e 5 su intelligenza, il resto lo metto a 4, una bella media. Ok, siamo prontissimi, stiamo per partire, ragazzuola, attenzione. Mamma mia, vediamo come parte, vediamo come parte. E questa qui è la seconda volta che mi faccio fottere dal premere spazio. Attenzione, la vita da nomade, siamo già in un'officina. Vediamo se si può giocare da pad. Minchia, raga, non lo legge. Porca di quella puttana. Attenzione, dei Bakers. Il modulo accoppiatore elettronico. Avevi detto che era una cosa da niente quando te l'ho portata. Ne eri sicuro? Guarda che specchio tecnologico. Buongiorno, ti diamo il benvenuto a Cyberpunk 2077. Prima volta a Night City, segui i tutorial e non rompere il cazzo, va bene. Mi sarò sbagliato. Puoi sempre cercare un'altra officina in cui non chiedano a un nomade solitario che ci fa sul confine. Allora, controlla il motore, levati dai D'accordo, coglioni. spostati. Cosa? Hai idea di cosa fare? No, però ci provo, Bypasso collego l'accoppiatore e i fili. inserisco un collegamento. Il compressore resterà attivo, potrebbe fondersi. Qualcuno ha chiesto la tua opinione? Qualcuno ha chiesto la tua opinione? Bra, non parlare, figlio di una grandissima mamma ripugnante, come direbbe il mio caro amico Deacon. Bene, a sto punto che possiamo entrare? Ma che macchina è, raga? La mamma mia, ma qua abbiamo il capilavoro di ingegneria. Però c'ha le ruote, non so se si ha le ruote a terra o semplicemente sono dentro il mattone. Tocchi di realismo. Andiamo sulla macchina. Ok, vediamo che cosa succede. Avvia il motore, vediamo come Come ti suona. avevo detto. Non funziona un cazzo. La Niente attenzione. male, la domanda è quanto durerà. Vai a fare il culo, Abbastanza non da portarmi a gufarmela. Night City, lì troverò una soluzione. Come no?
Ok, si poteva fare altro che. Allora, sto cercando connetti dalla stazione radio. Ah, io sto cercando un certo Jackie Will. Sto cercando una persona, Jackie Wells. Per caso lo. Niente, per caso si ferma qua. Vabbè, niente, non sa dirci niente. Andiamo, connettiamoci alla radio. L'antenna su questo bidone non sembra andare forte, non si sentirà molto. Ma non mi dire. Cazzo ha? Oddio. Ehi, hey Mike, non sapevo che Sceriffo. avessi un cliente. È arrivato qualche ora fa, io pensavo che ti avesse già Sta avvertito. tranquillo, Mike. Chiariremo subito le cose. Sembra un duro questo qui, sembra uno che vuole rompere i coglioni. Non lo sai che devi avvisare lo sceriffo ogni volta che entri nella sua città? Guarda, io lo Dirgli sapevo, cosa ti buon porta qui. Magari davanti a una bella tazza di caffè. uomo. Guarda, un caffè me lo accollo, però dai, non vogliamo problemi, colpa Colpa mia. mia, non avevo intenzione di fermarmi. È stato l'accoppiatore. Sì, è sempre colpa di qualcun altro. Allora sei un testa di cazzo, perdonami. Mi chiamo Andrew Jones, avrai sentito parlare di me. Manco paminchia, no. Temo proprio di no. Ero nelle forze speciali durante l'ultima guerra. Il nome Silver Shogun ti dice qualcosa? Manco paminchia. Ma se io non rispondo, che succede? Non sei molto socievole, eh? Ah, posso evitare. Bello come risposta, non rispondere. È un veicolo dei nomadi, quello? Dovevo aspettarmelo. Finisco le riparazioni e riparto subito. Oh, ma bravo, dimmi se c'è qualche problema, figlio di Se puttana. c'è qualche problema, sono pronto a discutere. Te lo dico io, qual è il problema? Non c'è niente che mi fa ribollire il sangue come i randagi. Dove si è accampato il tuo clan? Ma sono un randagio anche qui, raga. Ho appena finito Days Gone. Sono qui da solo. Vabbè, in teoria abbiamo visto che i nomadi danno tutto per il proprio clan, quindi. Che Vabbè, a c'è? parte che sono da All'improvviso solo. diventi Non c'è timido. vai a Nessun fare clan, il culo. A nessun campo. Sono qui da solo. parte che sono da solo Ah, non me veramente, la almeno. bevo. I nomadi si muovono sempre in branco. La mia famiglia si è sciolta. Per questo sto andando a Night City. Il che ti rende un reietto tra i reietti. Questo già mi sta già Di sul certo cazzo, spero raga. che tu te ne vada presto. Ma anche tu, guarda. Siete davvero ospitali. Dicono che questo posto sia noto per la sua ospitalità. Meno male che non sono soltanto voci. Oh sì, siamo molto ospitali, ma solo con i visitatori che si comportano bene. Ma non ho fatto un Ho cazzo. visto una torre di comunicazione. La mia antenna è fuori uso. Devo contattare una persona. Quello che devi fare è levarti di torno senza dire un'altra parola. Non voglio più vederti gironzolare da queste parti. Capito? Ti piace proprio il suono della tua voce, eh? Cosa hai detto? Mi Cos'è sa che vuoi? che sei Niente, incazzato. proprio niente. Oddio, ah, Ok, posso guidare. meglio così. Oh. Dio mio, la grafica. Dio mio, la grafica. Allora, raga, intanto sì, ho scelto questa strada del nomade perché amo queste ambientazioni. Cioè, raga, guardatevi intorno. Siamo praticamente in una piccola cittadella qua in culo al mondo. Mamma mia, ma pure la nostra macchina, così è la visuale interna. Vabbè, ma tutta la vita con questo. Bene, allora a sto punto dobbiamo raggiungere quell'obiettivo. Ah, l'antenna. Devo vedere se posso collegarmi su questa antenna e vedere di fare qualcosa per contattare una persona. Porca puttana, perdonami, come cazzo si frena? Oh, bello il movimento del personaggio, raga, mamma mia, questa è la. Cioè, raga, io non l'ho mai giocato Cyberpunk, quindi per me è tutto nuovo. È un gioco che voglio fare da una vita, ma non ho mai fatto. Scatta, posso salire più veloce. Ah, perfetto. Ok, ci colleghiamo. Apri il co. Aprilo, no? Sfascialo. Vabbè, connettiti. Vediamo chi contattiamo. Pronto? Rispondi! Rispondi! Ah, finalmente ti trovo! Willy McCoy, è bello sentire la tua voce. Sì, vorrei poter dire lo stesso. Mi serve il tuo aiuto, per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Di nuovo? Devo trovare un cliente con un carico per me, ma non so dove sia. Ah, ok. Eri nel posto giusto
Al momento giusto? Ma certo. Forse il cliente mi ha lasciato un messaggio. Puoi controllare? Mm-mm. Certo, ma è l'ultima volta. Dico davvero. Il nome del cliente? Jackie Wells. Ah, in effetti ha lasciato un messaggio. Ti aspetta in una fattoria. Ti invio le coordinate. Grazie, Willy. Ti devo un favore. Già? Non farti ammazzare. E non chiamarmi più. Diciamo che è una persona a cui abbiamo chiesto altri favori ed evidentemente non ha avuto buone esperienze con noi. Oh, porca... Minchia, non mi sono fatto un caso, penso. Minchia, se mi sono buttato malissimo. Bene, ritorniamo al veicolo. Abbiamo già una destinazione. Ma qua non c'è qualcosa da prendere. Tipo, posso interagire qua. Falli. Oh, cosa c'è a terra? Max Doc, ripristina istantaneamente il 40% della salute. Ula. E come si apre tipo il mio inventario? Oh. Oddio. Oddio, cosa sto vedendo? Ma io ho una pistola. Bellissimo. Ah, quindi possiamo cambiare tutti i vestiti, cazzi, questo è il nostro personaggio, le nostre statistiche. Fisico, atletica. No, con tanto di alberi, abilità, raga, abilità passive, attive. Qua c'è il nostro diario con la missione, torna all'auto. Creazione, possiamo addirittura craftare sia delle armi che dei potenziamenti per il nostro inventario. Mamma mia, ma sta cosa è strafiga. Vabbè, comunque la fisica della macchina non è manco fatta male, raga, per essere un gioco... Non penso si basa forse sui veicoli, magari sì. Ehi, Ana male, non ti permette più a rispondermi male. Wow, invece voglio ritornare prima o poi su sto video. Oh, ma qua c'è lo sceriffo, vabbè. Ti ho detto di sparire, non mettere alla prova la mia pazienza. E dai a fare in culo. Siamo arrivati, eccoci qui. Ma Dio mio, raga, guarda che ambientazioni. Porca puttana, capisci perché ho scelto il nomade? Poi non lo so, magari andiamo a Night City comunque. Temevo di dovermi dare all'agricoltura. Madonna ladra, Artemio. Spero che tu sia qui per me. Sei Jackie Wells? Sei tu, Wells? Jackie, por favor. Io sono V. Allora, hai un carico da trasportare? A casa mia, prima di parlare d'affari, condividi un po' di te. È un'usanza e anche buone maniere, sai. Iniziamo da te, allora. Iniziamo da te, allora. Nato a Night City, o Haywood nel sangue. Mai stato a Night City. Non significa molto per me. Ora, immagina un posto in cui tutti sono tuo fratello, tua sorella, o perlomeno distanti cugini. Credo di capire. Non sono tenuti a piacerti, ma sono la tua famiglia. Quella è Haywood, oltre al fatto che girano tutti armati. E tu? Diciamo che vengo da una mia Haywood. Tu e io andremo molto d'accordo. Dici? Ma speriamo. Il carico. Oh, non lo spingere così. Vabbè, non penso che dirgli cosa c'è dentro ci dirà qualcosa, quindi carichiamo. Carichiamola sull'auto. Sembra qualcosa. Ma di certo. Abbastanza segreto. Oh, bello, bello. Mi sta piacendo, raga. Mi sta piacendo. Vediamo cosa c'è qua in giro. Iniziamo a pensare che non saresti venuto. Mi hanno trattenuto. E poi non sei proprio facile da trovare. Tengo un profilo basso, sai. Cosa ho preso? Leggi lo sceriffo. Oh, estratto della strada dei nomadi. Ah, guarda le nostre regole. Proteggi e rispetta il tuo clan, specialmente la tua famiglia. Il tuo valore è pari a quello della tua parola. Condividi se questo è un codice d'onore dei nomadi. Dei nomadi. Bellissimo. Già. Ok, carichiamo tutto sull'auto. Forza Artemio, dai, coraggio. Non si vergogna. Che bestione! Chissà cosa cazzo c'è dentro, raga. Magari c'è un'arma al plasma. Bellissimo. Allora, partiamo? Partiamo. Allora, buon uomo, fammi... Si faccia vedere in fa... Oddio, mamma mia, sei quanta macchina, frate. Arrivo. Vabbè, appena... Allora ci prendo la mano qua, ragazzi, migliori derapate della storia. Porca puttana. Hai i documenti di trasporto? Ma certo. Il fixer non ti ha dato tutti i dettagli? Sì. Volevo solo assicurarmi. Ascolta, amico. Siamo entrambi professionisti, no? Ehi. Sei sicuro di aver già fatto contrabbando? Mai. Perché sei nervoso?
Io? Ha! Nah, por favor. Beh, forse... forse un po'. Ehi, siamo quasi al confine. E ora? Niente, ci scansioneranno e controlleranno i documenti. Ah, ok. Lascia parlare me. Cazzo, raga, posto di blocco. Noi abbiamo sta cosa, se c'è la sgama è un problema, penso. Avanti. Portate il veicolo nell'area di ispezione. Oddio, mi sono splittato malissimo. Restate nel veicolo. Il check di sicurezza inizierà tra un attimo. Ho un bruttissimo presentimento. Dice. Passami i documenti, vorranno vederli. Eccoli qua. Vediamo. È indicato come LOA, perfetto. Che significa? Perso all'arrivo. Significa che la merce è stata registrata come persa non appena attraversato il confine. Oh, quindi sanno che è contrabbando? Stanno per scoprirlo. Ci stanno scansionando, appunto, raga. Qua lo sgamano che abbiamo una cassa di contrabbando. Il proprietario del veicolo nell'area di ispezione è richiesto per ulteriori accertamenti. Ah, porca puttana. Cazzo. E ora? Se vogliamo che il doganiere chiuda un occhio, dobbiamo dargli qualcosa in cambio. Hai il chip di credito con la mazzetta? Oh... sì, già. Me l'ero dimenticato. Dimenticato, ovviamente. E voleva fare il tirchio, Artemio. Terrò il motore acceso, in caso di problemi. D'accordo. Ok, noi lo diciamo tutto questo davanti alla guardia, mi sembra. Attenzione. Oddio, non mi mette sotto, perdonami. Buongiorno. Se hai un'arma, mettila qui. Eh sì, in effetti ho la pistola. Tenga, tenga, buon uomo. Guarda che la rivoglio, figlio di una grandissima mamma ripugnante. Buongiorno. Ti aspettano nella stanza 2. Stanza 2? Buongiorno. Si sieda. Mi siedo subito. Ma la sporca di sangue la sedia. Documenti? Documenti, porgi i documenti. Controllo di routine. Controllo di routine. Forse, vedremo. Oddio, è tutto cyborg questo, raga. Che cosa trasportate? È una bella funcia di minchia e... è scritto lì. Mette ansia, raga. Tutto quanto. Se c'è qualcosa che non va, lo dica chiaramente. Sono certo che troveremo una soluzione. Non ho ancora detto nulla. La domanda è... devo aspettarmi di trovare qualcosa che non va? C'è un altro allegato ai documenti. Ah, sì. Ricordami, per quale clan nomade guidi? Non credo che la cosa ti riguardi. Ah, tu credi? Sai, quando vedo qualcuno come te, sono sempre felice di trovarmi da questa parte del tavolo. Mi sa che... la penso a te. La cosa è reciproca. Va pure. Il tuo socio ti aspetta in auto. Penso che l'abbiamo passata, raga. L'abbiamo corrotto. Non dimenticare i tuoi oggetti personali. Ma è pieno di sangue, ma che cazzo fate? Che è una strage. Guarda, vedi che c'è del sangue sulla sedia. No, dammi la pistola, stronzo. Niente, raga, non si può proprio giocare da pad. Minchia, sta cosa mi rompe il cazzo. Questo gioco è perché ha dei comandi troppo messi male da mouse e tastiere. Ma non so perché non riesco. Cioè, in teoria me lo dice il schema comando. Vuoi dirmi cos'è successo lì dentro? O magari è solo la fase iniziale. Il doganiere ha fatto molti controlli, ha un brutto presentimento. Diciamo solo che ho un brutto presentimento. Ah, ti capita spesso? Quasi mai. Prevedi problemi oltre la curva? Tu pensa a guidare, Jackie. Sta arrivando qualcuno. Non promette bene. Fermate immediatamente il veicolo. Andiamocene da qui. Ok. Oh cazzo. Cos'è? State contrabbandando merce di proprietà corporativa. Minchia, la corporazione. Ripeto, tipo. Fermate l'auto. Cazzo faccio. Buon uomo. Corri. Impugna l'arma con Q. Rinfodere l'arma con Q. Premendolo due volte. Da passeggero premi il tasto per mirare. Per affacciarmi malissimo. Oddio. Ma qua è un pochino. Oh.
casino. Ma non lo prendo l'autista, io punto la macchina, che cazzo. Oh, l'ho ucciso, intanto l'ho ucciso, attenzione. Attenzione, un colpo di scena. Mamma mia, quanto è bello. Oh. Ne sono altri? Ah, sta. Ah, questa è la stessa macchina di prima, mi sa che ho fatto il giro. Sta pistola è un po'. Una sega. Che raga, da un certo punto di vista il sistema dell'inventario mi sembrava tipo Borderlands. Vabbè, ma non esplode questa macchina. Oh, li abbiamo seminati? No, seminati un paio di cazzi. No, devi esplodere prima o poi. Oh. Minchia, è impossibilissimo, raga, sparare le MK. Orca di quello. Oh, affanculo. Non so se ho preso un critico. Attenzione! Oh cazzo, fammi entrare. Merda, ci è mancato poco. Piano, piano che la macchina è la mia però, eh. Non c'è da... C'è una palla, una fiatura. Abbiamo seminati! Ah, Gesù. Tutto questo non fa bene ai miei nervi. Continua a guidare, non possiamo fermarci qui. Mamma mia che bello, questo ragazzi. Questo posto sembra deserto. Che posto. Fermiamoci qui, devo sistemare alcune cose prima di proseguire. Ci abbiamo trovato proprio la cassetta tattica. Ehi, piano. Figlie di puttana, succhia cazze! Raga, ma che la mia era una male. Non ti incazzare, buon uomo. Guarda. Poco non ci facevano secchi. E tu questo lo chiami contrabbando? No, che cazzo te la prendi con me, te la prendi. Doveva andare tutto liscio. No. Niente problemi. Se credi che sia colpa mia, abbi almeno le palle di dirmelo chiaramente. Cosa cazzo racconti? Non lo so ancora. Lo è? La sicurezza di confine ha avvertito la corporazione che abbiamo il loro carico. Com'è possibile che quei doganieri ci fottano come meglio credono? E senza conseguenze! Ha corso un rischio. Ha ipotizzato che non avessimo un clan a coprirci le spalle. E aveva ragione. Ah, fottutamente ridicolo. E ora? Ora mi paghi per il trasporto, ti levi dai coglioni. Abbiamo attraversato il confine. Ora mi paghi e ognuno va per la propria strada. Te lo devo dire... Sono un po' a secco. Al momento non posso pagarti. Cazzo. Ti darò i tuoi soldi dopo che avrò incassato la mia parte per questa merda corporativa. Oh, e tu hai pensato che sarei rimasto tranquillo ad aspettare? In realtà pensavo di non pagarti affatto. Di mollarti lì e sparire una volta attraversato il confine, ma... Non sei male. Beh, ci ha preso per il culo, però apprezzo l'onestà. Apprezzo l'onestà. Grazie. Quindi, ora che si fa? Ora diamo un'occhiata a quella cassa. Ah, la vuole aprire subito? Mamma mia, ragazzi, secondo me c'è qualcosa di interessante qua. Apri! Mi dai l'onore, apri tutto. Oh, cazzo. Sulla cassa c'è scritto Arasaka. Stiamo derubando dei pezzi grossi. Allora forse anche il bottino sarà grosso. Minchia. Cazzo è? Non è male. Non scherziamo. Iguana. Una vera iguana. E... delle piccole antille, credo. Ma che cazzo devo fare con i guanti? Credi che valga qualcosa? Sì, credo che ci renderà molto felici. Ci? Sì, socio. Divideremo a metà. Qualsiasi fixer decente troverà uno interessato a un gioiellino come questo. È un peccato, però. Ho sempre voluto un animale. Avevo pensato di chiamarlo Manny. A ogni modo, sai già che cosa farai a Night City? No. Non ho nessun piano. Ho trascorso gli ultimi anni a viaggiare da uno stato all'altro con la mia famiglia nomade. Forse ti aspettano da qualche parte. No, abbiamo deciso di andare ognuno per la sua strada. Deve essere dura non avere nessuno da cui tornare. Ma non preoccuparti, ti aiuto io a trovare un alloggio. Dovrai pur vivere da qualche parte. È importante avere qualcuno su cui contare. Non lo so, una famiglia. Potresti fartene una anche tu a Night City. Ah, grazie, dai, ci sta simpatico. Lo apprezzo molto. Ma dai, figurati. C'è sintonia tra noi due. E sarebbe un peccato sprecarla, socio. Ehi! Oh, stronzetto coccolone.
Oddio, stringi la mano. Andiamo, socio. Attenzione. Ok, socio. Prendiamo la lucertola e leviamoci di qui. Interessante, raga. Salve Night City! Oddio, siamo a Night City? Si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada. Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di forte, questi nuovi l'anno. Metà, se tutto va bene. Ah, e troppo figo, wow. Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. O almeno così dicono. Puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero. Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada fai, importa solo il modo in cui arrivi. No, fighissimo, raga. A Night City, la città dei sogni. Mamma mia, tanta roba. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te. Dimmi tu. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Ah, ok, questo è il tutorial. Vabbè, raga, io me lo faccio, ma voi ve lo taglio, giusto per prendere un po' di confidenza con i tasti. Certo, perché no? Va bene, allora, raga. Niente male, eh? Ho fatto un po' il tutorial. E ora possiamo tornare agli affari. Diciamo, diamoci da fare un po' un dito in culo, diciamo, fare varie cose. Va bene, ragazzuoli, io direi che per questo episodio di qua, comunque, possiamo salutarci qui. Dobbiamo andare adesso con Armando a vedere un po' come funziona tutto il resto. Io per questo episodio vi saluto qui, che è stato, diciamo, l'introduzione. Ci vediamo in un prossimo episodio di Cyberpunk, e vediamo se riesco a fare un po' varie cose, ecco, tipo a settare comunque bella macchina. Attenzione. Ci vediamo nel prossimo episodio, bella mia.